Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 8 luglio 2024. Alle elezioni legislative francesi conclusesi ieri, tra le più partecipate degli ultimi 40 anni, la coalizione Nouveau Front Populaire, composta da socialisti, comunisti, ecologisti e France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, si è aggiudicata 188 seggi, a fronte dei 161 conquistati da Ensemble pour la République del presidente Emmanuel Macron e dei 142 ottenuti dal Rassemblement National, che alla tornata dello scorso 30 giugno si era affermato come il primo partito. I repubblicani si sono assicurati 48 seggi. Nessuna delle due principali coalizioni è riuscita ad avvicinarsi alla maggioranza assoluta di 289 seggi sui 577 che formano l'Assemblea nazionale. Non è pertanto chiaro quale tipo di alleanza potrebbe essere costituita per la formazione di un governo, semmai verrà formata. In Gran Bretagna, invece, le elezioni generali, caratterizzate da un'affluenza particolarmente bassa, il 59,8%, hanno visto i laburisti conquistare la maggioranza assoluta con 411 seggi sui 650, mentre i conservatori sono crollati ad appena 121 seggi. I liberaldemocratici si sono fermati a 72 seggi, i nazionalisti scozzesi a 9, il Sinn Féin a 7, il Reform United Kingdom di Nigel Farage a 5 e i Verdi a 4. Molti parlamentari di alto livello del Partito Conservatore, da Grant Shapps a Jacob Rees-Mogg, da Penny Mordaunt all'ex primo ministro Liz Truss, hanno perso il loro seggio. Jeremy Corbyn, ex leader laburista cacciato in malo modo dal partito, è invece riuscito a conservarlo. I dati manifestano inoltre una clamorosa sproporzione tra voti reali ottenuti e seggi conquistati, dovuta ai meccanismi a dir poco disfunzionali che regolano il sistema maggioritario vigente nel Regno Unito. Quali conclusioni si possono trarre dai verdetti delle urne in Francia e in Regno Unito? Proviamo a comprenderlo insieme a Marco Carnelos, che è un ex diplomatico con all'attivo incarichi in Somalia, Nazioni Unite, Iraq e come consigliere di tre presidenti del Consiglio. Dal 2018 opera nel settore privato come consulente geopolitico e geoeconomico, Risk Analysis e Business Intelligence ed è fondatore e presidente della società di consulenza MAG Geopolicy SRL e collabora con Middle East Eye. Marco, ti ringrazio molto per aver accettato il mio invito. Ringrazio a te per l'opportunità. Io mi trovo in questo momento a Dubai, quindi con un fuso orario diverso, ma speriamo che il collegamento regga, insomma, ecco. Sembrerebbe di sì per il momento. Beh, te partirei dalla Francia, Marco. Che impressione ti danno questi voti? Abbiamo visto che c'è stato, almeno questa è stata la rappresentazione che ne è data, un netto ridimensionamento di Rassemblement National che solo insomma, alla fine di giugno si era affermato, aveva realizzato un exploit straordinario. Da te cosa ne pensi? Guarda, sicuramente il dato che la presunta, come dire, avanzata o perlomeno conquista della maggioranza da parte del Rassemblement National è stata affermata, questo è un dato oggettivo, ci indica che hanno fatto degli ottimi accordi di desistenza tra il centro e la sinistra. Addirittura facendo finire l'Assemblea Nazionale al terzo posto, anche se mi sembra di vedere dai seggi, credo che il conteggio non siano stati ancora attribuiti proprio tutti. L'Assemblea Nazionale credo resti comunque il primo partito di Francia come partito singolo. Gli altri sono tutto un cumulo di seggi derivanti da coalizioni, quindi questo è già un dato. Quindi, siccome tu hai parlato di rappresentazione prima, consideriamo anche che rispetto alle precedenti legislative, il Rassemblement National ha quasi raddoppiato i suoi seggi. Quindi, sì, da una parte è una sconfitta, ma dall'altra è una vittoria. Bisogna vedere tu in queste circostanze come vengono letti i dati. C'è un dato politico ineludibile, che l'ambizione della Le Pen di andare alla presa del governo è stata sconfitta. C'è un dato politico in cui il Rassemblement National ha ottenuto il doppio dei seggi rispetto a quelli che aveva. Che Francia ne esce in tutto questo? Ma io vedo, ne esce una Francia in cui vedo una coalizione che emerge soltanto dagli accordi di desistenza, che ha un unico punto in comune, cioè impedire l'avanzata o il controllo o il governo della destra. E questo è un dato oggettivo, ma mi preme sottolineare che tra accordi di desistenza
E governo c'è una bella differenza, cioè un conto è fare gli accordi di desistenza, un conto è trarre da questi accordi di desistenza, che sono, come dire, un escamotage, un obiettivo, come dire, momentaneo, che unisce gruppi politici che non hanno nulla a che fare tra di loro e che non condividono quasi nulla, se non appunto l'essere contro la destra. Bisogna vedere se questo poi rende, è traducibile in una proposta di governo credibile e stabile. Al momento sembrerebbe di no, perché anche se una coalizione tra il gruppo centrista di Macron e il Nuovo Fronte Popolare avrebbe sicuramente i numeri per governare, resta da capire poi governano in base a quale programma. Su cosa concordano? Io comincio già a vedere una prima serie di dichiarazioni abbastanza che non depongono bene. Poi voglio dire, tutto è possibile. Sappiamo che in politica, abbiamo visto in Italia, chi va al potere con un programma, poi ne prende e ne fa uno completamente diverso. E questo non è soltanto un caso italico, è un po' una delle leggi ineludibili della politica. Ma io vedo che se non vado errato. Salvo essere smentiti dal conteggio finale dei seggi, France Insoumise di Mélenchon è il primo partito del Fronte Popolare e quindi avrebbe teoricamente il diritto di rivendicare la premiership nella misura in cui il presidente Macron deciderà di assegnare al Fronte Popolare il compito di formare il proprio governo, essendo il primo gruppo per numero di seggi in Parlamento. E già mi pare di capire che André Glucksmann, che è questo, come dire, personaggio sul quale poi meriterebbe spendere qualche parola in ascesa nel firmamento politico francese, ha già messo, credo, se poi non verrà smentito, un stop alle ambizioni di Mélenchon, e il quale Mélenchon ha anche aggiunto, per venire all'attualità, quella truculenta, che la Francia deve riconoscere lo Stato palestinese. Quindi lo voglio vedere adesso Glucksmann, che invece è un, come dire, diciamo, un propagandista del governo degli Stati Uniti a tutti gli effetti, alla luce delle cause che ha, come dire, abbracciato nel corso degli ultimi anni, in certo senso dall'Ucraina, dal genocidio nello Xinjiang, eccetera, 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 per tornare indietro alla Georgia nel 2008, era uno dei consiglieri di quella meteora del abbastanza anche irrazionale presidente della Georgia, che era all'epoca Saakashvili. Bisogna vedere se poi qui ci sarà la quadra, perché Mélenchon sta già dicendo che la riforma principe di Macron, la riforma delle pensioni, deve essere abbattuta. C'è già una richiesta di aumento delle tasse, in cui la borsa francese ha già registrato qualche sussulto. Insomma, tra il neoliberalismo di Macron e l'estremismo di sinistra di Mélenchon, io la quadra non la vedo. Poi è sempre possibile che a un certo punto all'interno del Fronte Popolare ci sia una scissione, Mélenchon venga, come dire, estromesso da una maggioranza che si andrebbe a creare in Parlamento con una premiership. Ho sentito addirittura circolare il nome di François Hollande come possibile primo ministro, e a quel punto ci sarebbe una saldatura tra quella parte della sinistra del Fronte Popolare più, tra virgolette, moderato, più qualche modo vicino o assimilabile in certi programmi con Macron. E si rivelerebbe alla fine che il povero, povero tra virgolette, Mélenchon è stato l'utile idiota della coalizione, nel senso che ha fatto le desistenze per far perdere la destra, per poi essere buttato fuori. Ecco, questo. E quindi ci sarebbero inevitabili tensioni nella nuova maggioranza, che dovrebbe andarsi comunque a cercare i voti in Parlamento. Dall'altra parte, va bene, la Le Pen ha parlato di una vittoria soltanto rinviata. Immaginiamo uno scenario, anzi immaginiamone due, perché qui i due scenari secondo me che si vanno profilando sono o una grossa coalizione Macron-Fronte Popolare con tutte le contraddizioni interne che si potrebbero andare a definire
E chiaramente con una situazione di instabilità politica permanente, perché avremo un governo, insomma, dovremmo ritornare ai governi Prodi-Bertinotti per trovare una situazione così difficile. Ma mentre per un paese come l'Italia è stata un po' la norma per decenni, vederlo in Francia è una cosa un po' più anomala. Dovremmo tornare indietro, se non ricordo male, alla coabitazione tra Chirac e Mitterrand, per avere, come dire, coabitazione tra Mitterrand e Chirac primo ministro all'epoca, per una situazione altrettanto, come dire, complessa. Immaginiamo un Mélenchon primo ministro, perché poi alla fine riuscirà a far valere la sua primogenitura o primus inter pares tra i partiti del Fronte Popolare. Ma ce lo vedete voi che Mélenchon potrebbe fare la stessa cosa che Chirac impose a Mitterrand, cioè di andare tutte e due ai consigli europei, o di andare tutte e due insieme al G7 con le due sedie? Io li voglio vedere questi due, con Macron che dice che bisogna mandare le truppe francesi in Ucraina, e Mélenchon dice che in un certo senso Putin ha ragione, perché l'invasione dell'Ucraina non è non provocata, è stata provocata. Insomma, per non parlare poi del dossier medio orientale, non conosco bene le posizioni di Mélenchon sulla Cina, onestamente, quindi questo è il terzo grande teatro di confronto globale che noi abbiamo in questo momento. Quindi Francia si prepara, insomma, a un periodo molto molto vivace, un periodo direi molto molto anche potenzialmente teso, un periodo molto incerto, e in un momento in cui l'Europa si, come dire, avvicina a scelte importanti. Un'altra questione importante da capire è vedere l'impatto che questa elezione avrà sulla decisione del Parlamento europeo, attesa, se non erro, il 18 luglio, del Parlamento europeo per la ratifica della norma della von der Leyen. Qui ovviamente la leggeremo come un bicchiere, c'è chi la leggerà come un bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto, c'è chi vedrà l'affermazione del Front Popolare come in parte una sconfessione, soprattutto da parte di Mélenchon, la forza di Mélenchon, della von der Leyen. Dall'altra c'è chi vedrà la tenuta, sostanzialmente, anche se ha perso 100 seggi, non dimentichiamoci che il centro di Macron rispetto alle elezioni precedenti ha perso 100 seggi, cioè adesso si attesta intorno ai 150, e prima ne aveva 250 e passa. Quindi Macron potrà andare a dire che lui è riconfermato quando ha perso 100 seggi e far valere questo dato politico come un dato che esorta ad andare avanti in Parlamento europeo e confermare la von der Leyen? Io questo non lo so. Sicuramente ci proveranno. Bisognerà vedere come reagirà l'emiciclo. Bisogna vedere a questo punto anche l'Italia, che cosa farà Giorgia Meloni in questa situazione, perché non è che la situazione per la Meloni, alla luce del risultato di ieri in Francia, si sia messa proprio bene, ammesso che lei intenda veramente fare poi gruppo quadrato insieme alla Le Pen, come si sta configurando in seno al Parlamento europeo la costituzione del gruppo che si sta, come dire, determinando intorno a Orban. Insomma, noi avremo un paio di settimane che saranno decisamente molto molto fluide su tutta una serie di fronti per quanto riguarda la politica europea, sia all'interno dei singoli paesi, in particolare Francia, e sia all'interno delle istituzioni europee per la decisione dei vertici dell'istituzione. Ecco. Poi a me è colpito una cosa, cioè la Francia è un paese, diciamo, che ha dei problemi, no? Di non poco conto, di carattere economico e anche e soprattutto di coesione interna, mi sembra, perché anche questo discorso di sempre di cercare, cioè il Rassemblement National, cioè, che poi sarebbe il Front National di Jean-Marie Le Pen, cioè, comunque è andato nel corso degli anni rafforzandosi, questo è un dato oggettivo, mentre invece i socialisti, che si sono semi estinti, potremmo dire, i gollisti hanno fatto anch'essi una, insomma, processo, diciamo, involutivo abbastanza evidente. C'è stato Macron che si è costruito questo partito attorno, ma noi vediamo che le forze tradizionali arrancano, mentre comunque in un modo o nell'altro il Rassemblement National cresce.
E hanno quindi c'è un partito delle chiare dei tratti distintivi molto marcati, molto a destra, potremmo dire, tendenzialmente, a fronte, diciamo, di una parte della società che si oppone a qualsiasi prospettiva, diciamo, si è disposta a qualsiasi genere diciamo, di operazione di ostruzionismo per evitare che questo partito prenda il potere. Sullo sfondo c'è una, per esempio, ci sono gli immigrati oppure i francesi di origine maghrebina, che sono molti e hanno dei problemi di integrazione molto forti, molti odiano il loro paese. Noi quanto potremmo, la coesione interna della Francia, secondo te, è un problema che si presenterà di qui a qualche anno? Ma il problema per certi versi si presenta già, perché chiaramente abbiamo da una parte le periferie, quelle chiamiamole così, bianche, che espressione del Rassemblement National, che chiaramente hanno una chiara politica anti-immigratoria che vede il nemico nella grande minoranza musulmana del paese, musulmana comunque che viene extra europea, in particolare africana, medio orientale. E dall'altra abbiamo appunto questa forti minoranze che vedono sia le politiche del Front National per quanto riguarda l'aspetto, diciamo così, identitario, religioso, sia le politiche di Macron e di parte dei socialisti, che invece sono delle politiche, l'abbiamo visto, decisamente appiattite su Israele, per quello che concerne la situazione a Gaza. Quindi diciamo che queste, chiamiamole così, minoranza, che è una minoranza corposa in Francia, ha due, non dico nemici, ma due raggruppamenti politici che francamente entrambi, per ragioni diverse, hanno una politica che non gli piace. Ma c'è un'altra prospettiva che, diciamo così, sia quando ho detto prima che ci sia un governo di coalizione centrosinistra senza Mélenchon che con Mélenchon, è plausibile che noi avremo comunque un governo attraversato da tensioni. O decidono di non fare nulla, cioè di prendere tre o quattro cose in cui sono d'accordo e andare avanti per i prossimi 3 anni, oppure andranno avanti 3 anni a litigare. È veramente questo il viatico con il quale questi si vogliono presentare alle elezioni presidenziali nel 2027 per sbarrare la strada a Marine Le Pen? Perché io il timore che ho è che 3 anni di ingovernabilità, di Parlamento bloccato e quindi di mancata governance, di governance carente, alla fine, alla Le Pen, che non a caso ha detto la vittoria è rinviata, e quando ha detto rinviato si riferisce alle elezioni del 2027, è chiaro che questa situazione di protratta conflittualità, polarizzazione all'interno della coalizione di governo le potrebbe chiaramente tirare la volata verso un'elezione nel 2027. A quel punto, nel 2027, che cosa succederà? Sì, sicuramente al ballottaggio proveranno a rifare quello che hanno fatto questa volta, cioè tutti insieme contro la Le Pen. Ma il quesito che io mi pongo è il seguente: nell'ipotesi che Mélenchon e il suo partito venissero lasciati fuori dal governo che si andrebbe a definire o che si potrebbe definire nelle prossime settimane in ragione delle sue posizioni, sia per quanto riguarda l'economia, i temi sociali e la politica estera, legacy, conflitto in Ucraina e Gaza. Siamo poi veramente sicuri che Mélenchon nel 2027 farà nuovamente l'utile idiota che, pur di sconfiggere la Le Pen, farà vincere un'altra volta un ipotetico candidato centrista o di sinistra o centrosinistra? A meno che sarà Mélenchon stesso a coltivare le ambizioni presidenziali, ma la base da cui parte sono abbastanza, come dire, deboli. Quindi noi avremo 3 anni di forti incognite, del quale non siamo ancora in grado, almeno io, di poterne individuare tutte la dirompenza e tutte le conseguenze che si potrebbero profilare. Ecco, è un periodo che poi mettiamoci pure
l'impatto che potrebbe avere in Europa una vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. A me ha colpito molto, faccio una brevissima digressione, un articolo di retroscena che il Financial Times ha pubblicato lo scorso weekend, ed è un retroscena sul vertice NATO del 2018, quando quello in cui ci fu la massima tensione fra un Trump che arrivò minacciando il ritiro americano dalla NATO, se i paesi europei dell'alleanza naturalmente non avessero, non si fossero impegnati ad arrivare al 2% del PIL per quanto riguarda le spese della difesa. Ebbene, è emerso che nel Consiglio Atlantico, nei momenti più tesi, quando Trump fece la sua, chiamiamolo così, sparata, che comunque da un punto di vista statunitense almeno una certa logica l'aveva, perché continuava a rimarcare il fatto che gli Stati Uniti spendevano molto più degli altri europei. Lasciamo il fatto che per gli Stati Uniti la spesa militare è un volano dell'economia e quindi, anche se non ve ne fosse la necessità, li spenderebbero lo stesso queste somme. Ma a me quello che ha colpito è che l'unico leader europeo che abbia avuto il coraggio di alzare la mano e contestare il presidente degli Stati Uniti non fu né l'allora cancelliere Merkel né l'allora presidente francese Macron, ma fu il piccolo primo ministro, non ricordo neanche il nome, del più piccolo tra i stati membri della NATO, che è il Lussemburgo. Ora, andare a vedere che l'unico che ha il coraggio di opporsi a Trump tra gli europei della NATO sia il Lussemburgo, francamente lo trovo, a dir poco, deprimente, ecco, tanto per dare un'idea della situazione, e mi sia consentito di dirla, della spina dorsale dei leaders europei che noi avevamo all'epoca e, ahimè, in alcuni casi abbiamo ancora oggi. Indubbiamente. E verrei alle elezioni in Gran Bretagna, che insomma, nel Regno Unito, che non sono esattamente, anche se hanno dei tratti abbastanza, mi verrebbe da dire, tragicomici. Noi abbiamo visto che i laburisti hanno surclassato prevedibilmente i conservatori, che hanno inanellato una serie di personaggi da Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak. Insomma, hanno rispolverato David Cameron agli esteri. Insomma, c'è stato una serie di avvicendamenti abbastanza, diciamo, di impatto. Poi c'è stata l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Insomma, i conservatori vengono fatti pagare tutta una serie di scelte. Però sembra che, se si guardare tra i voti, veramente, a parte che c'è stata un'affluenza piuttosto bassa, decisamente bassa, sotto il 60%, ma se si guarda i voti che ciascun partito ha ottenuto e la rappresentanza invece che ottiene in sede istituzionale, c'è una sproporzione gigantesca. Tu cosa ne pensi? Io penso che è così, diciamo, questo è il sistema elettorale britannico, esiste, non so, forse da qualche secolo, da qualche centinaio d'anni, quello che sia. È un sistema uninominale secco, in un collegio chi prende più voti governa, quindi se in un collegio il voto si distribuisce tra 10 partiti, il partito che prende più voti prende il 20%, governa quel 20%, il che, specialmente in una situazione di bassa affluenza alle urne come tu hai indicato, hai voglia a farlo passare per una, diciamo, per un sistema elettorale che riflette autenticamente la volontà degli elettori. Ecco, qui ce ne vuole, ma questo vale anche per quando è stato eletto Macron, perché Macron, quando venne eletto o rieletto, voglio dire, un'affluenza alle urne che è quella che fu con il 20, insomma, sappiamo bene com'è andata. Ora, qui la situazione è la seguente: innanzitutto, più che una vittoria laburista, è un, come si dice, una liquefazione del partito conservatore, strameritata. Si meritava di essere estinto come partito. Gli è andata anche bene, tutto sommato, anche perché c'è uno zoccolo duro in Gran Bretagna, specialmente localizzato in un voto suddiviso fortemente a livello regionale. Tu hai il sud dell'Inghilterra, che è un tradizionale bastione conservatore, mentre Londra è un ibrido e tutto il nord si divide specialmente tra laburisti e quant'altro. Questo è il primo dato. E il secondo dato, che, come tu giustamente hai osservato,
Starmer, figura abbastanza, come dire, scialba, diciamolo così, non che Corbyn fosse un trascinatore di folle, intendiamoci, eh? Ma se non altro Corbyn almeno sapevi dove stava e sapevi cosa pensava. Cosa pensa Starmer è una, come dire, è ancora un po' in incognita su tanti temi, lo vedremo alla prova del governo. Ma non dimentichiamo una cosa, che la vittoria laburista è un crollo dei conservatori. Ed è anche un crollo dello Scottish National Party, che ha visto decimata la propria rappresentanza parlamentare, che naturalmente, come abbiamo visto, si è indirizzata verso i laburisti. Mentre il voto a favore di Farage, siamo in presenza di una serie di transfughi che dal Partito Conservatore è andata a finire nel movimento di Farage, il quale povero Farage, povero tra virgolette, naturalmente, ha più o meno le stesse percentuali di voto dei liberali, con la differenza che ai liberali il sistema elettorale gli ha dato 71 seggi, a Farage gli ne ha dati 4, insomma, alla faccia della democrazia, mi verrebbe da dire, insomma. E poi, altra cosa, vittoria laburista. Beh, io, insomma, vittoria laburista, sì, certo in termini di seggi, sì, ma andiamo a leggere il dato politico, perché c'è un altro dato politico da leggere. Non può essere tutta rappresentazione. Il dato politico è che nel 2017 con Corbyn i laburisti avevano avuto 12 milioni 800 mila voti, pur perdendo le elezioni contro all'epoca Boris Johnson, se non ricordo male. E in questa circostanza, Starmer, il partito laburista guidato da Starmer, ne ha avuti 9 milioni e mezzo. Cioè, il partito laburista ha perso più di 3 milioni di voti. E a me non, io non andrei in giro, sì, ho una maggioranza stratosferica in Parlamento, ma lo devo a una legge elettorale che è anacronistica, ormai lo possiamo dire. Se mi vogliono dire che quella è una legge elettorale che corrisponde a, come dire, salvaguardia il principio della rappresentanza popolare, chi lo dice o è in malafede o è cretino. Io, lo stesso Corbyn in un seggio dentro Londra, Islington, che è un suo storico seggio, Corbyn nel suo seggio ha avuto 26.000 voti. Starmer, il nuovo primo ministro, nel suo di seggio ne ha avuti 18.000. Cioè anche all'interno del singolo collegio Corbyn ha avuto. E non dimentichiamo che cosa è accaduto a Corbyn nel corso di questi anni, perché è stato naturalmente e velocemente rimosso tutto. Corbyn è stato diffamato, come dire, apertamente da una campagna mediatica politica condotta da una serie di media britannici ispirata da una potente, come dire, lobby pro-Israele, perché Corbyn è stato ritenuto un antisemita, non è vero. Il semplice fatto che lui sosteneva i diritti dei palestinesi, cioè quello che praticamente la comunità internazionale, almeno a parole, sostiene, cioè il diritto palestinese ad avere un proprio Stato con la soluzione dei due Stati, è ormai diventato un sinonimo di antisemitismo. È iniziato con Corbyn in Inghilterra, si sta diffondendo ovunque. L'altra sera stavo vedendo uno straordinario dibattito tra il più grande filosofo di Francia, Alain Badiou, che pubblicamente in televisione ha messo nell'angolo un intellettuale di origine ebraica francese, Alain Finkielkraut, il quale lo ha accusato: tu stai utilizzando la parola antisemitismo per un fine politico, per delegittimare qualsiasi, come dire, critica al governo di Israele. Un governo. Qualsiasi governo, se effettua qualcosa che non va bene, può essere criticato, no? Non c'è che c'è il veto alla critica. Tanto per dire, niente, Corbyn è stato non solo rimosso dalla leadership del Partito Laburista, ma Starmer lo ha addirittura cacciato dal partito. Quindi quello che è avvenuto alle elezioni, almeno per quello che riguarda il povero Corbyn, beh, devo dire, moralmente è una grandissima rivincita, perché quello che l'ha fatto fuori ha preso meno di voti di lui nel collegio e ha preso 3 milioni e mezzo, più di 3 milioni di voti in meno di quanti Corbyn avesse presi nel 2017. Quindi almeno per Corbyn è una vittoria morale, ci farà poco, anche perché la rappresentazione di tutti è che i laburisti hanno vinto. Adesso quello che faranno i laburisti con Starmer lo staremo a vedere. Certo, Starmer non ha alcun problema,
è in un ventre di vacca rispetto a quello in cui si ritrova Macron e la coalizione che dovrà governare la Francia. Quindi saremo, ho visto le prime dichiarazioni di Starmer e naturalmente la prima dichiarazione di Starmer che ha fatto come priorità del suo paese, sicurezza nazionale, sostegno alla NATO, special relationship con gli Stati Uniti. Alla faccia di un partito di sinistra come si qualifica, insomma. Se quella è sinistra, insomma, voglio dire, Già. mi viene quasi da ridere, ecco. Ma infatti questo secondo me manifesta un problema che ormai posso, cioè, sembra che ci sia una crescente diciamo incapacità del sistema, o meglio, sembra che il sistema sia strutturato in maniera tale per temperare o vanificare esiti delle urne che possono risultare, se, sotto molti aspetti, destabilizzanti, eversivi rispetto a uno status quo. C'è una specie, sembra esserci una specie di pilota automatico che indirizza le iniziative politiche, le traiettorie politiche di ogni singolo paese, dal quale è impossibile deviare. Noi abbiamo visto anche le nomine di von der Leyen e addirittura di Kaja Kallas, al alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, in una fase in cui le elezioni europee hanno dato dei risultati. Pensiamo a un paese come la Germania, che è incontestabilmente il paese dotato di peso specifico maggiore, hanno bocciato unilateralmente le politiche del governo. E tu aspetti che ci sia sempre più disaffezione nei confronti della democrazia per come si è affermata, si sta affermando all'interno dell'Europa di qui ai prossimi anni? Beh, effettivamente la mia sensazione è che tu hai quello che tu hai chiamato un sistema, io chiamo insomma, c'è un tracciato, un binario che, come dire, stabilisce dei parametri al di fuori dei quali non si può andare. E quindi sia i partiti di estrema sinistra, se vogliono andare al potere, devono rispettare questi parametri, ma vale anche per le forze di destra. Io, per esempio, sono uno di quelli che ritiene. Se Marine Le Pen ipoteticamente diventerà presidente della Repubblica nel 2027, sono pronto a scommettere fin da oggi che la Marine Le Pen verrà addomesticata o in qualche modo cooptata nel sistema perché verrà messa di fronte a una realtà, che non può essere cambiata. Quali sono questi binari? Ma, cioè, adesso ci stanno tanti parametri, chiaramente uno è la NATO. L'altro sono i mercati, o la prevalenza dei mercati, un terzo è una forma economica neoliberale in base alla quale le politiche sociali possono essere portate avanti, ma non in un modo che, come dire, possano intaccare certe rendite di posizioni di minoranze benestanti o super benestanti. Una politica estera che identifica in Russia, Cina, Iran il nemico da abbattere, tra virgolette, anche se li voglio vedere con la Cina, stanno fallendo con la Russia, non so come faranno a farlo con la Cina. Una politica estera che vede un sostegno a Israele senza se e senza ma, centrato sull'unico mantra politico che loro riescono a concepire, che Israele ha il diritto di difendere se stesso, punto. Nessuno sta negando il diritto a Israele di difendersi come qualsiasi altra nazione attaccata ai sensi dell'articolo 51 della Carta dell'ONU. Quello che si sta contestando ad Israele è che il suo diritto alla difesa debba assumere dei connotati da crimini di guerra, crimini contro l'umanità o addirittura genocidio. Cioè, qualcuno mi deve venire a spiegare perché il diritto alla difesa di Israele debba prevedere un tasso di uccisione di 1 a 38-40 tra gli israeliani uccisi e i palestinesi. Tasso che anticipo un rapporto shock appena uscito dalla rivista medica Lancet, che è una rivista serissima di medicina, in cui, secondo alcuni parametri, adesso io non ho visto soltanto le headlines di questo, quindi non ho avuto tempo di approfondirlo, le vittime a Gaza potrebbero essere 180.000 e non 40.000, su tutta una serie di parametri, magari alcuni anche discutibili. Ecco, allora di questo stiamo parlando. Non puoi mettere in discussione la NATO. Attenzione, io non metto in discussione la NATO.
Io ritengo che la NATO debba esistere, ma per il suo mandato originale, ovvero la garanzia della sicurezza dell'area del Nord Atlantico per il quale è stata creata. Quello che trovo così un po' preoccupante è che la NATO debba andare a cercare guai in Medio Oriente o addirittura in Estremo Oriente, perché non fa parte del suo mandato. Io non sono uno di quelli che dice che si debba uscire dall'Unione Europea. Bisogna vedere come ci si sta dentro l'Unione Europea, se l'istituzione corrisponde veramente a quelle che sono le aspettative dei suoi cittadini. Ho qualche dubbio. E via dicendo, io non sono contro l'esistenza dello Stato di Israele, sono critico di una linea politica che viene portata avanti dall'attuale governo di Israele che di fatto vuole annettere i territori palestinesi, o perlomeno soggiogare definitivamente i palestinesi che vi abitano, per mantenere l'attuale situazione di status quo che è insostenibile e che a lungo termine danneggia la stessa, come dire, reputazione e credibilità, e ammesso ci sia stata, chiamiamola così, nel tempo superiorità morale di Israele. Ecco, si tratta appunto di definirle queste cose, di essere chiari. Ecco i paletti, ecco i binari, ecco il tracciato entro il quale ci si deve muovere, e quindi Mélenchon si sì, può fare tutto quello che vuole purché non travalichi questo tratto. La Le Pen si sì, può fare tutto quello che vuole purché non travalichi alcuni, ma ve ne sono tanti altri, come dire, confini che sono stati ben tracciati. È quello che io chiamo, se mi passeranno l'espressione, in un articolo di prossima pubblicazione, un gigantesco villaggio Potemkin che le democrazie occidentali hanno costruito, in cui continuano, secondo me, a rappresentare una realtà che non esiste e di cui l'ultimo, più, come dire, eclatante dimostrazione è la pretesa portata avanti non so da quanti mesi a questa parte che le capacità cognitive del presidente Biden sono tali che può concorrere alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti il prossimo novembre. E hanno dovuto prendere, cioè, se ne sono dovuti rendere conto al dibattito presidenziale che la cosa ormai non teneva più, e quindi l'aver messo la testa sotto la sabbia come struzzi per mesi, se non per anni, anche perché i deficit cognitivi di Biden sono almeno noti da almeno un paio d'anni, e adesso c'è il panico. Che facciamo? Ma non ve ne eravate accorti prima? Ecco, questo è il gigantesco villaggio Potemkin, che il concetto poi può essere applicato a tante altre situazioni. Ora, villaggio Potemkin, forse per le generazioni più giovani, è una metafora che non funziona bene. Il Truman Show, il film, ecco. Chiamiamolo così, per chi è più giovane di me e di altre generazioni, il Truman Show è perfettamente descrittivo, almeno dal mio modestissimo punto di vista, di quella che è l'attuale situazione. E questo vale anche per le elezioni, è un Truman Show. Un Truman Show, quello è il risultato delle elezioni in Gran Bretagna, non perché i laburisti i voti non li abbiano presi, ma per, come dire, per come questi voti si sono tradotti in capacità di governare, in parte un Truman Show in Francia, e poi non so, continuiamo. L'unico paese in cui c'è ancora una corrispondenza tra consenso popolare e governo al potere, quello è il caso nostro dell'Italia. Non so per quanto durerà, io auguro al paese ogni bene a prescindere da chi lo governerà, allora, chi lo governa e chi lo governerà. Anche in Germania questa coalizione semaforo sta tra il 20 e il 30%. E la cosa stupefacente, tornando alle elezioni europee, è che dopo le elezioni europee, invece di fermarsi un attimo a riflettere su quello che stiamo facendo, i leader europei si sono precipitati a riconfermare la von der Leyen prima delle elezioni francesi, perché all'epoca temevo che le elezioni francesi divenissero una catastrofe. Adesso il dato si presterà a letture differenziate. Chiaramente la mancata affermazione di Marine Le Pen, e ripeto, nonostante abbia raddoppiato i suoi seggi, verrà
indicata come una riconferma, un forte impulso alla riconferma della von der Leyen, dall'altra parte l'affermazione della sinistra in Francia, in particolare Mélenchon, verrà invece utilizzato e brandito invece come una cosa, una circostanza che dovrebbe indurre una riflessione sulla conferma della von der Leyen. E via dicendo, lasciamo stare Caja Kallas perché chiaramente ha all'attivo una dichiarazione in particolare in cui dice che l'Unione Sovietica, la Russia, perdonatemi il lapsus, la Russia dovrebbe essere frammentata in diversi stati sulla base della loro connotazione etnica. Ecco, questo sarebbe il nostro ministro degli esteri che dovrebbe in qualche modo, un giorno o l'altro, interfacciarsi. Prima o poi accadrà con la Russia. È vero che ai politici le dichiarazioni poi vengono perdonate, eccetera, però insomma non tutti i politici di questo mondo hanno tutti la memoria del topo che hanno i nostri, ecco, insomma. Ti faccio l'ultima domanda, Marco. Tu che vedi questo meccanismo, diciamo, di conservazione dei binari prestabiliti dai quali non si può uscire, anche rispetto a questa iniziativa di Viktor Orban, che da presidente di turno dell'Unione Europea si è recato prima da Zelensky, poi da Putin, adesso sembra che andrà in Cina, in una fase in cui ci sono delle tensioni. A me sembra che comunque sia da promuovere, da lodare un'iniziativa diplomatica che cerchi di, insomma, trovare una soluzione a un problema gigantesco. E poi abbiamo visto come è stata trattata l'iniziativa di Orban, innanzitutto dell'leader dell'Unione Europea. Non mi stupisce, ci sono state manifestazioni di aperto isterismo nei confronti di quello che Orban ha intrapreso in questi ultimi giorni, settimane. Beh, Orban è quello che praticamente sta sabotando il binario per far deragliare il treno, secondo un punto di vista. È uno di quelli che probabilmente sta tentando di andare oltre il binario. Se ci riuscirà o meno, francamente non lo so. Dipenderà molto da che cosa accadrà il 18 luglio al Parlamento europeo. Vediamo se effettivamente la von der Leyen verrà confermata, ma soprattutto dobbiamo aspettare novembre per vedere chi sarà il presidente degli Stati Uniti, perché in questo momento potrebbe essere Trump, come Biden, come nessuno dei due, e vedere appunto quale sarà la politica di Trump, con una grandissima differenza che mentre nel 2016, quando si è insediato nel 2017, Trump non era assolutamente pronto a governare il paese perché non pensava di vincere. La vittoria fu una sorpresa, il primo ad essere nel sorpreso fu proprio lui e non aveva una sua classe dirigente per portare al paese, per portare avanti il paese. C'era lui e un manipolo di consiglieri che lo attorniava alla Casa Bianca e quindi li abbiamo visti quei 4 anni, una costante battaglia tra Trump e quello che viene chiamato il Deep State, il blob. Ci sono tanti nomignoli affibbiati al sistema di politico e all'establishment statunitensi. Questa volta le indiscrezioni dicono che invece il programma di governo di Trump è uno spoil system, cioè tutto un gruppo di uomini che il presidente nominerebbe nei vari gangli della pubblica amministrazione dell'esecutivo americano per rafforzare la sua presa del potere e per portare avanti le politiche che intenderebbe portare avanti, è in fase avanzata, lo chiamano Project 2025, me ne è arrivato ieri il draft, non ho avuto ancora modo di leggerlo, al punto che tutta una serie di grandi finanziatori del Partito Democratico, perché anche lì stiamo vedendo che quello che è successo negli Stati Uniti alla domanda ma chi è che governa il paese? E adesso abbiamo capito, cioè, o meglio, noi lo sapevamo anche prima, ma adesso tutti gli altri iniziano a capire che qui abbiamo un gruppo di grandi donatori, elite finanziarie e grandi imprenditori del settore high tech e una serie di membri dell'establishment di sicurezza e di politica del paese che si riuniscono in segreto per decidere chi debba essere il nuovo candidato del Partito Democratico, alla fascia della democrazia, almeno fai fare una convention aperta del Partito Democratico quando ci sarà, non so, adesso ad agosto,
a Chicago, se non vado errato, e fai scegliere lì, almeno lì, in una parvenza di democrazia, perché questa non è democrazia, questa è oligarchia. È un simulacro di democrazia. E quindi vedremo se Trump in questa circostanza riuscirà a imporre i suoi uomini, a imporre le sue politiche. Stavo dicendo che, preso atto che forse con Biden non cavano un ragno dal buco, perché Biden alla fine ha detto la dichiarazione di Biden, che è passata più sotto silenzio di tutti, mi ritirerò soltanto se me lo chiederà nostro Signore. Cioè, noi abbiamo il presidente degli Stati Uniti, dice, cioè, se Dio lo chiama, allora lui si ritira. No, no, io vorrei che tutti capissero con chi abbiamo a che fare, eh? Questo sta dicendo, lui si ritira se me lo chiede Dio. E io, da persona normale, sono portato a pensare che lui con Dio dialoga costantemente, perché altrimenti, se parte dal presupposto che Dio potrebbe chiedere, lui si ritira, va bene. Ma ci stanno tutta una serie di fondi che i grandi capi di hedge fund americani, high tech, gente che tradizionalmente ha finanziato il Partito Democratico, stanno spostando i loro finanziamenti sui candidati al Congresso e al Senato, perché forse hanno già capito che Biden perderà, o anche il sostituto di Biden, chiunque dovesse essere, inclusa Kamala Harris. E allora l'unica strada che resta è quella di sbarrare la strada al progetto di Trump, tutto da vedere, Project 2025, prendendo la maggioranza per il Partito Democratico sia al Congresso che al Senato, e rendendo chiaramente il presidente eletto Trump un'anatra zoppa, come si dice nel gergo, e praticamente impedirgli, con i voti contrari del Congresso, di portare avanti questa agenda politica. Quindi anche negli Stati Uniti, se questo scenario si dovesse profilare, si profilerebbero 3 anni, 2 anni, quello che sia, di un'agenda politica completamente bloccata, come si potrebbe profilare, come ho menzionato prima, in Francia nei prossimi 3 anni, per delle fortissime tensioni e polarità e contraddizioni interne. Perfetto, siamo in chiusura. Io ricordo come sempre che questo canale si regge unicamente sulle mie forze. Vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda al filmato, tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso. Marco, ti ringrazio come sempre per le tue riflessioni, sono sempre di gran lunga ben accette. Ci diamo appuntamento per una prossima volta, se ti andrà. D'accordo, con piacere. Grazie. Ringrazio te e chi ci ascolta. Buona serata a tutti, ciao. Altrettanto, grazie.